Passiamo ai mascara che ne ho un bel po'. Nero per ora ho questo qua della Kiko, Extra Curl mascara. Sì, bello, mi piace alla fine. Non è male, ne mette tanto, però questo qua è anche abbastanza modulabile, diciamo. Quando lo voglio bello pieno riesco a farlo bene, quando lo voglio un pochettino più naturale ci riesco pure. E poi ne ho tanti colorati perché mi fanno impazzire. Ora, ad esempio, di sopra ho quello, vediamo. Ho quello verde. Non so se si vede, io appunto da qua non capisco bene, poi vedremo quando lo edito. Ho questo verde della Kiko che me l'hanno regalato, il Super Color Mascara. Allora, carino che è colorato e tutto quanto, però non mi piace. Io di questa linea avevo anche questo, quello viola, è viola, non so se si vede, forse con questa luce sembra più blu. È viola, però è waterproof. E io dicevo, mamma mia, allora, che non mi è, appunto, non mi era piaciuto, non mi è piaciuto poi quando l'ho usato. Certo, il colore è bello, certe volte è pure un po' troppo forte, però non mi era piaciuto perché è grumoso, mi faceva proprio le ciglia dure, brutte. Non mi era piaciuto. Ho detto, mannaggia, non mi sono accorta che l'ho comprato waterproof e pensavo che fosse per quello. Ora, in effetti, questo qua che mi hanno regalato, che non è waterproof, è solo mascara, è lo stesso, nel senso grumoso. Io ora, appunto, non so se prima avete visto, non l'ho pettinato perché solo sto là a pettinare. È grumoso pure questo, però, appunto, quando sto a pettinarlo, magari riesco a togliere anche con le dita un po' di grume. La cosa che ho notato però ieri, che era il 1º maggio ed ero a giocare con, insomma, così fuori in campagna delle mie amiche, appunto, sono stata molto fuori, mi sono mossa molto. Poi, tipo, facevo così, mi sono resa conto e avevo tutto. I pallini di mascara che mi erano caduti e questa cosa io la odio. Quindi, sti mascara colorati della Kiko, carini per i colori e tutto quanto, ma non sono eccezionalissimi. Poi ho avuto un mascara marrone comprato in offerta di una profumeria così di Diego Dalla Palma. Buono, però appunto pure quello si era un po' seccato. Ecco, questi qua sono secchi praticamente dall'inizio. Non lo so, grumosi, non mi piace. Comunque quello di Diego Della Palma poi l'ho buttato perché si era un po' seccato, ma vabbè, l'avevo preso già in offerta, quindi magari. Poi c'è questo qua bello che è molto più cremoso di quelli della Kiko e l'ho comprato 1 euro, appunto è una di quelle marche, la Paris mi sembra, Paris, non si legge più, Paris Accessorize, che appunto fa pure questi trucchetti, 1 euro, ed è molto più cremoso di quello, si stende molto meglio, proprio si sente così che è cremoso, un bel blu accesissimo, infatti uso solo d'estate, però comunque bello, abbastanza bello. E poi come mascara però per le sopracciglia ho comprato, perché ho le sopracciglia lunghe, insomma, con un po' di, ho comprato, siccome erano in offerta il mese scorso, 2 mesi fa, i mascara, ho comprato quello per il gel trasparente per le sopracciglia e devo dire non è male. Ora non me lo sono messo prima, però non è male perché appunto io ce l'ho lunghe, oh sì, capelli, ce le ho lunghe ma un pochettino diradate, quindi questo qua mi mette un pochettino di, a parte appunto gli dà un pochettino di forma a quelle lunghe che se ne vanno di qua e di là, e poi scurendole diciamo gli dà un pochettino di, le scurisce, insomma, tipo che le riempie un pochettino, non le riempie perché non è colorato, però scurendole un po' sembrano un pochettino più riempite. E basta, e questo mi piace, insomma, lo ricomprerei e tutto quanto. Poi passiamo alle matite che ne ho un'infinità. Matite sì, ne ho tante perché appunto mi piace. Ecco, in effetti non mi piace tanto truccarmi con le ombrette, anche se ne ho una palette enorme che però mi sono un po' pentita. Le matite invece, con le matite mi trucco molto. Allora, c'è questa qua che, insomma, che ormai ho usato anche un bel po', è una matita della Deborah marrone, però con i brillantini. Non so se si vede, con i brillantini, che è bellissima perché appunto non fa il tratto troppo marcato, avendo i brillantini è quasi un po' che, no, che viene un po' sfumato, ed è bellissima. E infatti spero di ritrovare, beh sì, che voglio dire ancora ci vorrà per finirmi, però rispetto a una matita normale è già bella usata, diciamo. Spero di ritrovare, perché mi è piaciuta molto. Poi io appunto sono una
fan della Zoeva, vorrei insomma, beh, mi piacciono le cose della Zoeva perché appunto prima, fino a 2 anni fa, faceva soprattutto faceva gli ombretti, e infatti la palette di ombretti che ho è della Zoeva, che però quella non mi fa impazzire, devo dire, e i pennelli, più altro poi ha cominciato a fare anche trucchi. Ne ho comprati alcuni tipo appunto matite e mi sono piaciute tantissimo. Ad esempio, le matite della Zoeva che ho sono questa qua blu, che è un blu molto molto scuro. In effetti all'inizio ho detto Madonna, manco si vede che è blu. Invece poi con la luce si vede e comunque dà un effetto diverso da una matita blu. E poi è cremosissima, è bellissima, bellissima, è proprio cremosa, si stende bene, bella, mi piace. Della Zoeva, quindi quelle là normali, i soft eye call. Ecco qui. E poi della Zoeva ho preso anche due Graphic Eyes, questa linea così nera con i colori che si chiamano Graphic Eyes, e io ho preso quella viola e quella verde, bellissime, pure queste morbidissime, proprio le passi. Aspetta, faccio vedere nella mano come fanno tutti. Una passata, dov'è? Ups. Bellissimo, come l'ho fatto. Insomma, una passata, scrivono benissimo, sono morbidissimi, mi piace, i colori belli accesi, mi piacciono sempre Zoeva Graphic Eyes. Belle, belle, belle. E poi devo dire che rimangono un sacco, cioè a sfumarsi si devono fare subito, perché poi sennò proprio stanno sulla pelle un bel po'. E questo quindi della Zoeva. Poi ho quest'altra della Deborah. Anche poi appunto questa della Debba, beh sì, comprata al mercatino, ma si trovano, voglio dire, pure da Debba, anche se l'ho comprata almeno un paio d'anni fa, quindi non so più se ci sono. Sempre un eyeliner normale Debora viola, che volevo appunto una matita viola, e invece questa qua è un po' più sul prugna, quindi non la uso tantissimo, tipo se la metto sotto sembra che ho gli occhi rossi, stanchi, insomma, quindi non la uso moltissimo. E non è brillantinata questa qua è color pastello, quindi infatti è un po' più lunga, non la uso tantissimo, però comunque è buona. Poi, sempre un paio di matite comprate nei negozietti a 1 euro. Questa sempre della Paris Accessorize, che è buona, un bel blu quasi elettrico acceso. Mi piace, mi piace, mi piace. E questa qua poi della Cresi, un'altra marca, Cresi però scritto così. Un'altra marca. Mi sembra comprato da 1 euro, che però diciamo un po'. Sì, sempre un azzurrino che magari io col fatto che sono scura non mi sta proprio benissimo. C'è troppa luce. Però buono, insomma, scrive. Poi avevo comprato una matita argentata di non mi ricordo quale marca, sempre a 1 euro, che cioè, scalfiva l'occhio, non scriveva assolutamente niente. Poi ho questa matita, che questa qua penso che ce l'ho da 5 anni ed è ancora. Ce l'aveva mia sorella, mi sembra. No, l'avevo comprata io che volevo una matita bianca da usare tipo d'estate sotto gli occhi, che era carina. Invece questa qua è bianca perlata, quindi non era come la volevo. Però dice bianca perlata, vabbè, carina. Invece, soprattutto siccome la volevo da mettere sotto, è perlatina, appunto. E non scrive sulla rima interna, mi colora praticamente tutte le sopracciglia. E si vede solo in quel modo, perché sennò sulla rima interna non scrive. E aveva lo spumino della Bottega Verde, ma veramente di non so quanti anni fa. E basta. Poi questa matita, sì, come matita nera normale, ho questa qua sempre della Bottega Verde, che forse mi fa un po' bruciare gli occhi, non mi ricordo, è un po' che non la uso. Matita occhi intensa, comunque bella, morbida, scrive benissimo, sfumabile, tutto quanto, quindi comunque buona, della Bottega Verde. Poi questa matita che l'aveva comprata della Kiko dorata, l'aveva comprata mia sorella, però non scrive quasi niente. Cioè, proprio devo farlo forte forte per far sì che scriva. Io sono inchiappata totale. Ecco, questo qua. In effetti non la uso quasi mai, tipo la userei per illuminare qua l'interno dell'occhio, però non la uso quasi mai perché non, cioè, è un po' duretta a scrivere, però vabbè. E poi. Ah, questa qua, una matita per sopracciglia orrenda che mi hanno appioppato in una profumeria. Le avevo chiesto appunto una, siccome io ero, in un periodo sono stata fissata con le sopracciglia,
volevo una matita per sopracciglia, mi hanno fatto questa cosa che io penso che non sia manco per le bionde chiare. Mi hanno detto: ma non c'è un po' più scura? Ma questa è la più scura che c'è ed è chiarissima, quindi mi fa tipo, non la uso mai perché mi fa. Me le fa chiarissime. Poi molto, quelle per sopracciglia sono molto pastose, tipo penso che abbiano più cera. Ah, infatti c'è scritto castano biondo, io sono castana scura, quindi beh, ora me ne sono accorta poi dopo 5 anni. Comunque, vabbè. Non mi piace, però ha la spazzolina dietro, quindi la uso poi quando uso questo pennarello per sopracciglia che mi sono comprata dalla Kiko e che mi piace veramente molto. Ho trovato un colore che si adatta molto bene. Poi, anche essendo pennarello, non è che fa, se uno non, certo, se uno si mette qua a fare strisce così, se uno lo fa piano piano, appunto mi riempie un pochettino le parti, mi faccio un po' un disegno migliore e non è male per niente. Poi il colore è veramente uguale al mio, l'ho trovato lo 02 perché lo 03 era troppo scuro e lo 01 troppo chiaro. E mi sono trovata bene, mi è piaciuto molto. Quindi questo qua lo consiglierei comunque. Dov'è? Kiko Eyebrow Marker. Buono, mi è piaciuto, mi è piaciuto. Quindi riesce anche, essendo un pennarello, riesce a dare un effetto abbastanza naturale se usato in un determinato modo. E poi, fantastici, che li ho cercati per un sacco, che non volevo spendere però troppo per prenderli qua. Poi quando li hanno messi in offerta, ne ho comprati due e sono i Long Lasting Stick della Kiko. In effetti sono belli, non li sto usando tantissimo in realtà. Però sono belli, sono molto cremosi. Poi quando me li metto tutti mi fanno: oh, ma che belli, ma che belli, ma che belli. E quindi belli. Questo qua marroncino, abbastanza chiaro, che è lo 0, oddio, lo 06. Mi piace perché appunto quando uno non vuole stare a truccarsi, si mette questo, dà un po' più, un po' di profondità. Comunque sono molto brillantinati, quindi è un effetto che a me piace molto. Io adoro adoro come fa Golden Violet. Io adoro gli ombretti in crema perché mi piacciono proprio, che spesso sono brillanti. Tinati, sono scintillanti. Macchina, ci sei? Per appunto per quell'effetto che danno. E questi qua, siccome sono in pratica ombretti cremosi ma in stick, mi piacciono moltissimo. E poi appunto questo qua marroncino, ad esempio, è un effetto carino, un po' di profondità, senza stare là, uno dà una passata pure se viene un pochettino fatto male, lo sfumo con la mano e basta. Questo qua è il colore 11. Tipo verde petrolio, qualcosa del genere, blu petrolio, verde petrolio, insomma quello che è, però da dentro è molto più chiaro, è chiarissimo. Quindi non, cioè, nel senso, volevo, speravo che fosse più simile a, cioè, dà più sul blu, qua dà più sul verde, qua dà più sul blu, un blu quasi turchese per giunta. Insomma, quindi non era come me l'aspettavo, però è comunque un bel, perché lo volevo per abbinarlo a dei vestiti, perché io mi trucco sempre per come sono vestita. Lo volevo un pochettino diverso, mi sta facendo male la gola, per abbinarlo, però alla fine mi piace, è carino, lo uso. Però appunto non tanto, però lo uso.